Un'altra trasferta proibitiva sulla carta, con il Crotone riduce da due successi, un rinnovato entusiasmo per il raggiungimento dei piani altissimi della classifica. Come arriva il Trapani a questa sfida? Una trasferta molto impegnativa contro una squadra oggettivamente forte. In più viene due vittorie di fila, quindi ha il morale alto, però noi dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di essere molto bravi a livello tattico, ancora di più di quando non lo siamo nelle altre due partite, perché essendo la terza in 8 giorni dobbiamo tenere bene le distanze per non creare troppo dispendio di energie. Insomma, le energie che abbiamo dobbiamo saperle distribuire, e si distribuiscono se riusciamo a essere corti in mezzo al campo. Alla vigilia possiamo dire due squadre che utilizzano lo stesso modulo. Di cosa ci sarà bisogno per sbloccare la partita sul piano tattico e per superare gli schemi tattici? Ma adesso, a prescindere dal modulo che è simile, poi magari possono cambiare gli interpreti che hanno, possono fare la giocata, vincere un duello individuale, sfruttare una palla iniettiva, possono essere tante le occasioni per poter sbloccare il risultato. Di sicuro la cosa importante è che, essendo la terza partita in 8 giorni, conterà molto arrivare bene negli ultimi 20-25 minuti, perché è lì che poi secondo me si deciderà la gara. Il Trapani arriva a Crotone con assenze pesantissime, è una difesa di fatto da reinventare. Di cosa ci sarà bisogno del miglior Trapani dal punto di vista mentale e dell'atteggiamento? Assolutamente sì. Intanto non piangiamo le assenze, perché toglieremo valore e credito a chi sostituirà i giocatori che non ci sono. Ci togliamo gli alibi, perché non aiutano, quindi dovremmo essere bravi a fare di necessità virtù. Quando manca qualcuno c'è sempre qualcun altro pronto a sostituirlo, quindi deve cogliere l'occasione per sfruttarla e per dimostrare che è all'altezza del compagno che sente. Ultima giornata del girone d'andata del campionato, per lei non può essere tempo di bilanci, visto che qua da qualche giorno per il Trapani penultimo in classifica, sì. Quanto oggi possiamo credere realmente nella salvezza? Ci dobbiamo credere assolutamente, perché il campionato è ancora lungo e aperto, e quindi finché la matematica ci lascia sperare, noi dobbiamo non solo sperare ma crederci, quindi non bisogna mai arrendersi prima. A Crotone ci sarà un buon numero di tifosi del Trapani, potranno darci una grossa mano? Assolutamente sì, e speriamo di regalare a loro una domenica felice, una domenica in cui comunque la squadra di sicuro si batterà con tutto l'impegno possibile e immaginabile, perché ho visto che comunque i nostri tifosi hanno apprezzato anche questo nella partita in casa con le Perugia.